Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Viviamo in un mondo in cui prevale l'inspiegabile e i misteri mettono alla prova la nostra comprensione della realtà. Ci sono ancora così tante cose da scoprire sulla nostra Terra per le quali non abbiamo risposte e questo rende molto interessante riflettere. Oggi ti mostreremo 20 misteri che rimangono inspiegabili. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. Nell'anno 1903, la città di Van Meter fu tormentata da una creatura simile a un pipistrello alta 8 piedi. La gente del posto lo soprannominò The Van Meter Visitor. Tutto ebbe inizio nella fatidica notte del 29 settembre del 1903, quando un venditore di ferramenta locale vide un'insolita luce lampeggiare sui tetti delle attività commerciali di Van Meter. Il dottor Alcott vide poi una creatura metà umana e metà animale con delle ali da pipistrello e un bagliore radioso che emanava da un unico corno sulla fronte. Nel tentativo di difendersi ha sparato 5 colpi alla creatura da distanza ravvicinata. Il giorno seguente un uomo di nome Peter Dunn sentì un suono soffocato, seguito da una luce misteriosa che penetrava dalla sua finestra. Lo ha spaventato con la sua pistola e poi ha realizzato dei calchi in gesso delle impronte tridattili che ha lasciato dietro di sé. Si scoprì che nel 1878, nei pressi di Van Meter, era stata scavata una profonda miniera, a una profondità di 78 metri, per estrarre carbone e argilla. Durante l'anno di questi strani incontri, i dipendenti della fabbrica di mattoni e piastrelle riferirono strani rumori provenienti dal pozzo della miniera. Come se Satana e il suo esercito di demoni si stessero preparando alla battaglia. Testimonianze affermavano addirittura di aver visto due esseri emergere dalle profondità della miniera, prima che questa fosse rinforzata. Numero 19. Questi impressionanti tunnel, conosciuti come Pile of Burrows, possono raggiungere una lunghezza impressionante fino a 610 metri e un'altezza di oltre 1,8. Ma cos'è esattamente un paleocunicolo? È definito come un rifugio scavato da una creatura estinta dell'era preistorica. Si ritiene ora che i tunnel brasiliani siano stati opera di formichieri giganti e armadilli che un tempo abitavano la regione. Il professor Heinrich Frank dell'Università del Rio Grande do Sul ne ha meticolosamente documentati oltre 1500. Si credeva che un tunnel sul del Brasile contenesse dei tesori religiosi. Alto quasi 2 metri, largo quasi 2 e lungo circa 15 metri, questo tunnel correva sotto la casa di un contadino. L'unico indizio che non si trattasse di camere antiche erano i profondi segni degli artigli di esseri non umani sulle pareti del tunnel. I principali candidati al suo creatore sono il formichiere gigante e l'armadillo gigante, che popolavano entrambi la Terra più di 10.000 anni fa. Questi giganteschi formichieri giganti, alcuni lunghi fino a 4 metri, camminavano su quattro zampe, anche se recenti ricerche suggeriscono che alcuni individui potrebbero essere stati capaci di movimenti bipedi. Insieme a loro, una varietà di quasi 100 specie di bratipi vagarono per le Americhe per milioni di anni, coesistendo con gli armadilli giganti. Numero 18. Nell'ottobre del 2018 è stato catturato un misterioso avvistamento nel lago superiore del Michigan. Il filmato, girato da un videografo locale di nome Jason Hasselin, inizialmente si concentrava su un arcobaleno, ma inaspettatamente rivelava quella che sembrava essere una scintillante nave fantasma. Ciò è avvenuto vicino alla costa rocciosa del Presque Isle Park a Marquette, nel Michigan. Jason, che stava girando un video musicale nella zona, ha deciso di prendersi una pausa e godersi il tramonto con la sua troupe quando hanno assistito allo strano fenomeno. La nave spettrale galleggiava sulle acque turbolente per quasi mezz'ora, prima di scomparire all'improvviso. Vedere navi fantasma non è raro in questa regione, data la presenza di oltre 6.000 rettili conosciuti nei grandi laghi. Anche la ricca storia marittima della zona e la natura insidiosa dei grandi laghi hanno contribuito a numerose leggende e storie di incontri spettrali. Un ricercatore di nome Bruce Lynn riconosce che se si dovesse vedere una nave fantasma, questo luogo sarebbe probabilmente un candidato. Numero 17. Quella che vedi qui non è altro che la carcassa completa di un ominide maschio peloso, alta 1,8 metri, straordinariamente conservata nel ghiaccio.
Al momento del suo debutto, alla fine del 1968, la carcassa era conosciuta come la creatura di Sibirskoi. Tuttavia, la sua origine rimane sconosciuta. È stato trovato racchiuso in un blocco di ghiaccio al largo della costa siberiana da una nave cacciatrice di foche russa o da una nave baleniera giapponese. L'ominide maschio peloso è descritto come dotato di un petto ampio, un collo spesso e mani e piedi grandi. Il suo viso era largo e piatto, con un naso corto e all'insù e arcate sopraccigliari prominenti. Uno dei dettagli più sorprendenti era la presenza di un bulbo oculare che sporgeva da una delle orbite, apparentemente a causa di una ferita da arma da fuoco alla nuca. Alcune caratteristiche degne di nota includevano un pollice sottile, affusolato e allungato, nonché un cuscinetto sul tallone, sulla parte esterna del palmo, che indicava un comportamento quadrupede abituale. Le implicazioni di queste caratteristiche hanno portato a speculazioni intriganti sulla natura della creatura. È stato suggerito che l'ominide maschio peloso potrebbe rappresentare una nuova specie di uomo scimmia, oppure una forma vivente di Neanderthal. Numero 16. I Blemiai, conosciuti anche come Sternophthalmoi, erano una tribù di uomini africani che, secondo quanto riferito, non avevano testa, con la faccia appoggiata sul petto. Che tu ci creda o meno a questa leggenda medievale, i Blemmi erano davvero un vero popolo africano che formò un regno nomade nella Nubia settentrionale tra il 600 a.C. e il 300 d.C. Tuttavia, fin dalle prime origini della loro esistenza, circolavano storie sulla loro natura senza testa. Il famoso storico Erodoto, vissuto tra il 484 e il 425 a.C., scrisse nelle sue storie che la tribù senza testa viveva al confine orientale della Libia. Secoli dopo, intorno al 45 d.C., un geografo romano di nome Mela documentò che i Blemmiai vivevano in Africa e avevano dei volti sul petto. Questo racconto fu ulteriormente supportato da Plinio il Vecchio, il quale affermò che la tribù non aveva teste. La bocca e gli occhi erano seduti nei loro seni, collocandoli in Etiopia o Nubia. Il fascino esercitato dai Blemmiai continuò in tutta l'Europa medievale, poiché raffigurazioni di questi esseri si possono trovare nei manoscritti e sui bordi delle mappe del mondo. Un manoscritto anglosassone risalente al 1025 circa, ritrovato nella British Library, contiene anche l'illustrazione di un Blemmiai. Numero 15. Nel 2012 scatenò un dibattito la diffusione di una foto che ritraeva un primate catturato in una trappola da un abitante di un villaggio nel distretto di Peren in India. Da allora i funzionari forestali hanno affermato che il primate appartiene alla specie in via d'estinzione, nota come gibbone Uluk, che si trova principalmente nelle regioni nord-orientali dell'India, del Bangladesh e del Myanmar. Sfortunatamente, il gibbone Uluk è sull'orlo dell'estinzione nel Nagaland. Per verificare l'esattezza di queste affermazioni, il team del Nagaland Post si è avventurato nell'area del distretto. Tuttavia, i loro tentativi di confermare la verità, tra voci, miti tribali e speculazioni, si sono rivelati inutili. Si è scoperto che il primate era già stato venduto ad un'altra persona al mercato di Jaluki. La foto del primate catturato mostrava un aspetto straordinario, che ricordava un essere extraterrestre, con una sorprendente somiglianza con un bambino umano. Gli abitanti dei villaggi lo associavano ai miti tribali, che ruotano attorno a un essere ritenuto avere il potere di soddisfare i desideri. Numero 14. Nelle raffigurazioni moderne, i koboldi sono spesso raffigurati di colore verde, sebbene questa sia una tradizione più recente. I koboldi sono spesso raffigurati come fate, che vanno dall'altezza nana all'altezza umana. Nel folklore si crede che i koboldi vivano nelle caverne, ma sono anche associati alle famiglie. Dovrebbero impegnarsi in attività dispettose, come battere pentole e padelle, spostare mobili di notte e fare scherzi alle persone. Questo video cattura quello che sembra essere un bambino koboldo nella vita reale. Tuttavia, l'avvistamento avviene in una trafficata stazione degli autobus, aumentando il mistero dell'incidente. Nel video, una donna passa i controlli di sicurezza con quello che sembra essere un bambino normale che porta in grembo. Inizialmente non sembra esserci nulla di straordinario, poiché non è raro vedere bambini in questi luoghi. Ma quando il bambino gira il viso verso la telecamera, puoi vedere che assomiglia di più al volto di un piccolo umanoide con un inquietante colore grigio e una tinta verde scuro. Era davvero un bambino, anche se affetto da una grave malattia?
alcune sindromi rare possono causare disturbi nella crescita, ma non è chiaro se sia proprio così. Magari era davvero un vero coboldo. Tu cosa ne pensi? Numero 13. L'immagine iconica degli esseri extraterrestri come piccoli uomini verdi con delle teste allargate e occhi sovradimensionati ha avuto origine da questa storia successiva. Nel Kentucky sud-occidentale, il 21 agosto del 55, accadde qualcosa ai Sutton, una grande famiglia di agricoltori di Hopkinsville. L'incidente è iniziato quando Billy Ray Taylor, un amico della famiglia Sutton, è andato a prendere l'acqua nel cortile sul retro. Fu allora che vide un oggetto luccicante nel cielo. Senza preavviso, l'oggetto scese silenziosamente verso la casa e improvvisamente cadde a terra. Un'ora dopo, spinti dal persistente abbaiare del loro cane Lucky, Billy Ray e Lucky si avvicinarono alla porta sul retro. Lì, in mezzo ad un bagliore inquietante, c'era una piccola creatura umanoide alta circa un metro, con una grande testa rotonda, le braccia che quasi toccavano il suolo, mani simili ad artigli e occhi che emettevano una luce giallastra. Gli uomini hanno afferrato le pistole e hanno sparato alla creatura mentre si avvicinava a loro, con le mani alzate come se si arrendesse. Quindi la creatura fece rapidamente una capriola e si ritirò nell'oscurità. Poco dopo, gli uomini hanno visto apparire una creatura simile in una finestra laterale. Sorpresi, hanno chiamato la polizia, che all'arrivo non ha trovato nulla di strano. Uno dei testimoni ha riferito di aver visto una delle creature brillare ripetutamente alla finestra della sua camera da letto, con la mano ad artiglio premuta contro lo schermo. La polizia fu chiamata di nuovo, ma nessuno riuscì mai a spiegare chi o cosa avessero visto quelle persone in quel momento, rendendo la storia piuttosto inquietante. Numero 12. Nella società vittoriana, un nome incuteva timore nei cuori di molti: Spring-Heeled Jack. Spesso paragonato al Batman del XIX secolo, terrorizzava le strade per settimane. Inizialmente liquidato come una storia isterica, l'esistenza di questo personaggio diabolico ottenne il riconoscimento ufficiale nel gennaio del 1838. Il primo incidente documentato avvenne quando Polly Adams, una barista, fu brutalmente aggredita mentre attraversava Blackheath nel sud di Londra. Questo incidente è stato seguito da resoconti di testimoni terrorizzati, tra cui Mary Stevens, una cameriera che ha incontrato una creatura da incubo a Barnes Common, e un'altra donna rimasta vittima di un attacco al cimitero di Clapham. L'elenco delle vittime si allunga, con Lucy Scales, la figlia di un macellaio, presa di mira in un attacco a Limehouse, mentre Jane Alsop riesce a scampare per un pelo a una strana figura nella sua casa. Jane fornì una descrizione terrificante del suo disumano aggressore ai magistrati di Londra, descrivendo una figura vestita con un abito bianco attillato che ricordava una cerata, con un elmo particolare. Affermò che la creatura emetteva fiamme blu e bianche. Il sindaco, Sir John Cowan, fu inondato di lamentele, citando un essere demoniaco con gli occhi rosso fuoco e artigli di ghiaccio. Jack saltò di tetto in tetto ed evitò un incidente nel 1870 in cui i cittadini arrabbiati di Lincoln tentarono di sparargli. Ha riso, scavalcato recinzioni e piccoli edifici e poi è scappato. Numero 11. In Albania, i residenti locali sono affascinati dalla possibilità che una creatura simile ad un mostro di Loch Ness si aggiri tra loro. Si dice che il Nessie albanese sia stato avvistato nella parte albanese del grande lago Prespa, che è condiviso tra l'Albania, Grecia e Macedonia. Il filmato mostra una creatura straordinariamente grande che emerge dall'acqua, con quella che sembra essere una testa e un collo visibili. La creatura viene vista muoversi su e giù, prima di scomparire di nuovo sott'acqua. Mentre molti residenti locali credono fortemente nelle storie di un mostro lacustre, altri sostengono che potrebbe essere semplicemente un colossale pesce gatto. Un esperto di geografia, che per primo attraversò il lago nel 1970, condivise il suo punto di vista. Ha riconosciuto che il grande lago Prespa tende a produrre eventi insoliti non comunemente osservati in altri corpi idrici. Raccontando un'esperienza del 76, Jonosk ricorda di aver visto un'imponente colonna d'acqua vicino al confine greco, somigliante a un fungo. Rimase sospeso nell'aria per 10 o 15 minuti prima di scendere. Numero 10. Immerso nel cimitero parrocchiale di Christ Church alle Barbados, il Chasewold fu costruito nel 1724.
Successivamente fu acquisito dalla famiglia Chase in seguito alla tragica morte di Mary Ann Chase alla tenera età di 2 anni. La parte strana è che Mary Ann fu sepolta in una bara di piombo. La sfortuna però continuò a perseguitare la famiglia Chase quando Thomas, il padre delle sorelle, morì circa un mese dopo la figlia maggiore. Quando la spessa lastra di marmo che sigillava l'ingresso della cripta fu rimossa, la squadra funebre si trovò di fronte ad una scena scioccante. Le 3 bare all'interno erano state violentemente scagliate qua e là, sparse a casaccio contro le pareti della tomba. Non sono stati rilevati segni di interferenza umana, escludendo la possibilità di terremoti o inondazioni. Le bare furono ricollocate con cura nelle loro posizioni originali. Anni dopo, la tomba fu riaperta per accogliere un'altra giunta al luogo di sepoltura della famiglia. Ancora una volta, le bare erano state scagliate nello spazio e disperse. Uno strato di sabbia è stato steso sul pavimento prima di sigillare la volta. Questa precauzione mirava a rintracciare eventuali impronte rimanenti nel caso in cui i colpevoli tornassero. Anni dopo, il cavò fu riaperto alla folla. Con loro sorpresa, si scoprì che le bare erano state spostate nuovamente, ma la sabbia era rimasta intatta. Come pensi che ciò possa essere possibile? Numero 9. Quasi 70 anni fa, lo scienziato nazista Wernher von Braun, forse inconsapevolmente, predisse l'ambiziosa visione di Elon Musk di colonizzare altri mondi. Nel suo romanzo di fantascienza del 52, Project Mars, von Braun introdusse un personaggio chiamato Elon, che governava il pianeta Marte. Von Braun ha creato il Project Mars come una fantasia spaziale attorno a una missione su Marte. Ha descritto un governo marziano guidato da un gruppo di 10 uomini, con un leader eletto ogni 5 anni a suffragio universale sotto il nome o il titolo di Elon. Questa rappresentazione immaginaria di un leader di nome Elon ha una sorprendente somiglianza con il vero Elon Musk, che è diventato una figura di spicco nella ricerca della colonizzazione di Marte. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, von Braun, che in precedenza aveva lavorato sui razzi per i nazisti, faceva parte di un gruppo di scienziati tedeschi trasferiti segretamente negli Stati Uniti. Lì continuarono il loro lavoro nell'esplorazione spaziale, contribuendo infine agli sforzi della NASA. Numero 8. La storia di Aloshenka, conosciuta anche come Kishti Malien, è un caso in cui un essere umano ha tentato di allevare un bambino extraterrestre. Nel maggio del 96, questo misterioso e piccolo cadavere umanoide fu scoperto nella zona rurale di Kalinovi, vicino a Kistim nell'oblast di Chelyabinsk. Il corpo è entrato in possesso di Tamara Vasilievna Prosvirina, un'anziana contadina residente nel villaggio di Kalinovi. Spinta da voci che affermava di sentire, ha trovato il piccolo alieno vivo in un cimitero locale. Lo portò a casa, lo chiamò Aloshenka e lo allevò come se fosse suo figlio. La notizia dell'acquisizione della bambina da parte di Prosvirina si è diffusa per il villaggio, raggiungendo le autorità locali che credevano che fosse malata di mente, portando successivamente la donna al trasporto in un ospedale psichiatrico. Il suo bambino alieno morì poco dopo di fame e un vicino di nome Vladimir Nudivov entrò nella casa della donna e prese il corpo senza vita. Gli agenti di polizia, sospettando che Vladimir nascondesse cavi elettrici rubati, hanno perquisito la sua casa. Invece hanno trovato l'alieno. Dopo essere stato inviato a Mosca per ulteriori esami, l'alieno è misteriosamente scomparso. I teorici della cospirazione affermano che lo Stato russo aveva qualcosa a che fare con tutto ciò e ha nascosto la storia. Numero 7. Chip Chan è una donna misteriosa che si ritiene sia sulla quarantina e che trasmette live streaming da oltre un decennio. Tuttavia, la sua vera identità e i suoi dettagli personali rimangono avvolti nel mistero. Chip Chan ha attirato l'attenzione del pubblico per la prima volta nel 2008, quando un utente del forum online 4chan si è imbattuto per caso nel suo live streaming. Secondo lei, un chip la rende priva di sensi e la tiene effettivamente confinata in casa sua. Segni scritti a mano in coreano, sparsi per tutto il suo appartamento, servono come richiesta di aiuto. Mostrava segni di cattiva salute fisica, come eruzioni cutanee e ferite, e comunicava solamente attraverso il suo blog. Inoltre, dormiva per lunghi periodi, dalle 12 alle 20 ore al giorno. Uno dei segni mostrati da Chan alla telecamera rivelava la sua convinzione di essere trattenuta contro la sua volontà da una persona a cui si riferiva come P.
Secondo lei, il chip impiantato permetteva a P di sentire i suoi pensieri e di controllare i suoi movimenti. Alcuni spettatori, che hanno decifrato i documenti intorno a lei, credono che Chan abbia ereditato una notevole somma di denaro dai suoi genitori defunti. Ciò ha portato a ipotizzare che P intenda mantenere il controllo su di lei per sfruttare la sua ricchezza. Nel 2024 Chan ha interrotto lo streaming, lasciando la sua storia nel mistero. Numero 6. Nell'antica Mesopotamia, i maestosi Lamasso erano i guardiani delle città. Questi esseri avevano delle teste umane, ali di aquile e corpi di tori o leoni. Venerati per la loro immensa forza, servivano come rappresentazione tangibile dell'autorità suprema del re e simboleggiavano la protezione per tutti i residenti. Le statue colossali più famose dei Lamassu furono rinvenute nei siti delle capitali assire. Questi furono istituiti dal re Assur-nasir-pal II e dal re Sargon II. Secondo le credenze mesopotamiche, la presenza dei Lamassu instillava paura nelle forze del caos, garantendo pace e protezione all'interno delle case e delle città. La prima menzione documentata dei Lamassu risale al 3000 a.C. circa. Una casa adornata con i simboli di un Lamassu era considerata più fortunata di una senza. Stranamente, la presenza del Lamassu negli edifici scomparve dopo il regno di Assurbanipal, che governò dal 668 a.C. al 627 a.C. Il motivo esatto della loro scomparsa rimane un mistero. Numero 5. Juana Maria è una donna indigena nicolegno, il cui vero nome rimane sconosciuto. È conosciuta per i suoi 18 anni di solitudine nelle isole del Canale della California del XIX secolo. Mentre la popolazione indigena delle isole si spostava gradualmente sulla terraferma, Juana Maria decise di restare, anche se l'ultimo del suo popolo partì nel 1835 su una barca. Le ragioni dietro la decisione di Juana Maria di rimanere sull'isola non sono chiare, anche se la leggenda suggerisce che inizialmente fu portata sulla barca, ma con un'aria di sfida saltò in acqua, nuotando di nuovo verso la riva per stare con il suo bambino. Per altri 18 anni visse sull'isola, inizialmente con il figlio, finché questi morì tragicamente in un incidente in barca. Nel 1853 il capitano George Nidever guidò su una spedizione di caccia sull'isola di San Nicolas. Durante la loro permanenza sull'isola, Juana Maria risiedeva in una capanna parzialmente costruita con delle ossa di balena. Abitava anche in una grotta vicina, sopravviveva nutrendosi di carne essiccata e teneva traccia del tempo con un bastone dentellato. Durante la loro visita mensile, il suo equipaggio incontrò inaspettatamente Juana Maria. Quando l'equipaggio del capitano Nidever tornò in California, Juana Maria li accompagnò. Anche se ne potrebbe non essere stata l'ultimo membro sopravvissuto del suo popolo, è considerata l'ultima parlante originale della lingua dei Nicolegnos. Numero 4. Jenny Anivers, conosciuta anche come Pesce Diavolo, è stata fonte di fascino e inganno almeno dal XVI secolo. Queste particolari creazioni venivano spesso vendute dai marinai come draghi mummificati, sirene o altre creature fantastiche. Sono esemplari essiccati e pesantemente manipolati di razze, diavoli o marini, per produrre un macrobo criptide. Tipicamente, le narici e la bocca, situate sul lato inferiore della creatura, sono posizionate come il volto della creatura fabbricata. Varie parti vengono quindi manipolate per creare l'illusione di ali, gambe e appendici mostruose. Le pinne laterali sono piegate sul dorso e i veri occhi della creatura sono nascosti. L'origine precisa del nome Jenny Anivers rimane incerta, ma una teoria prevalente suggerisce che potrebbe derivare dall'espressione francese Jeune fille d'Anvers, che significa giovane ragazza di Anversa. Numero 3. Nel 2015 gli scienziati hanno scoperto i resti mummificati di un bambino, racchiusi in un bozzolo di corteccia di betulla e rame. La combinazione di questi materiali, insieme al permafrost, ha mummificato accidentalmente il corpo. Il corpo di questo ragazzo, di età compresa tra i 6 e i 7 anni, era quasi interamente conservato. I resti erano accuratamente avvolti in due strati di pelliccia, uno dei quali era pelle di renna. Fu sepolto anche con un ciondolo di bronzo a forma di orso. A questo punto, gli esperti ritengono prematuro stabilire se il ragazzo appartenesse alle sfere elitarie di una società distinta dalle altre, conosciute nella Siberia settentrionale. Tuttavia,
il modo in cui fu sepolto si distingue rispetto ai precedenti ritrovamenti in questa località remota, dove non sono state trovate donne adulte. Le differenze notevoli includono l'assenza di un sarcofago di legno per il bambino. Durante i precedenti scavi archeologici nel sito medievale furono scoperte un totale di 34 tombe poco profonde con 11 corpi. Sorprendentemente, furono trovate 5 mummie, avvolte in intricati strati di rame, adornate con la lussuosa pelliccia di renne, castori, ghiottoni o orsi. Numero 2. Antonio Villas Boas era un contadino brasiliano degli anni 50, con una delle storie più strane e innegabili di rapimenti UFO. Per sfuggire al caldo torrido del giorno, iniziò ad arare i campi di notte. Una notte vide un'astronave in avvicinamento, che emetteva una curiosa luce rossa. L'imbarcazione scese lentamente e atterrò in un campo vicino. Ha cercato di scappare, ma è stato trascinato sulla loro astronave da 4 piccoli esseri umanoidi. Gli alieni prelevarono campioni di tessuto dal suo corpo, lo sottoposero a un gas tossico che causò gravi malattie e lo costrinsero ad avere rapporti sessuali con una donna aliena. Villas Boas la descrisse come incredibilmente attraente, con i capelli biondi e incantevoli occhi azzurri da gatto. Successivamente è stato restituito e ha tentato di raccontare la sua storia, ma è stato accolto incredulo. Contrariamente alla credenza popolare, Antonio Villas Boas divenne avvocato e non cambiò mai la sua storia. Secondo quanto riferito, realizzò anche modelli dell'astronave che aveva visto, un'indicazione della sua natura civilizzata e creativa. Uno degli aspetti più intriganti del suo presunto rapimento è il costo fisico che ha avuto sul suo corpo. I referti e i successivi esami medici rivelarono una serie di ferite riportate mentre era sotto il controllo di questi alieni. Numero 1. L'origine della sirena delle Figi può essere fatta risalire al Giappone, dove fu acquistata e portata negli Stati Uniti da un pescatore. La storia racconta che nel 1822 un inglese di nome Jay Griffin arrivò a New York, sostenendo di possedere una sirena catturata vicino alle isole Figi, nell'Oceano Pacifico meridionale. La notizia è arrivata alla stampa e i giornalisti hanno chiesto di vedere la sirena. Dopo aver intravisto ciò che Griffin aveva portato, si convinsero della sua autenticità. La sirena delle Figi, conosciuta anche come sirena di Fiji, fu successivamente portata al Museo Americano di Storia Naturale. Sebbene l'origine esatta della sirena non sia chiara, alcune persone credono che la sirena delle Figi abbia la parte superiore del corpo di una scimmia e la coda di un pesce. Quale pensi sia il mistero più grande del mondo? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.